L'immagine che vediamo è un fotogramma del film Viridiana di Louis Buñuel, ma se la guardiamo attentamente ci accorgiamo che è la citazione di un famosissimo affresco. Basta pensarci un attimo, si tratta dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Questo perché Leonardo trasformò l'immagine dell'Ultima Cena, la codificò in un qualcosa di universale e universalmente si riconosce questo come l'Ultima Cena. Il dipinto si trova nel convento di Santa Maria delle Grazie a Milano ed è ridotto in pessime condizioni. Il decadimento cominciò quasi subito, questo perché Leonardo utilizzò una tecnica inconsueta. In pratica tentò di rallentare i tempi di asciugatura dell'affresco per poter lavorare sul dipinto con la sua consueta meticolosità, con la sua consueta lentezza. Il tentativo però non diede il risultato sperato e l'opera cominciò ben presto a deteriorarsi. Una sorte simile subì un altro affresco di Leonardo, la battaglia di Anghiari a Palazzo Vecchio a Firenze. Oggi è perduto e letteralmente colò giù dal muro a distanza di pochissimo dalla realizzazione, che peraltro non venne nemmeno terminato. E quelli che vediamo sono disegni realizzati in seguito da Rubens. L'artista infatti realizzava una prima stesura dell'opera monocromo, come questa Adorazione dei Magi che stiamo vedendo, che è rimasta allo stadio di abbozzo, per poi colorarla con una lunga serie di velature che conferivano all'opera una delicatezza, una morbidezza, uno sfumato che sono divenuti famosi. Ma torniamo all'affresco che si trova nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano e simula un'apertura prospettica nel muro con Cristo al centro della scena dove convergono le linee della prospettiva. Inoltre la sua figura, che già è centrale, quindi ha un certo risalto, viene esaltata anche dalla finestra che lo incornicia alle sue spalle, praticamente la sua sagoma coincide con lo sfondo. Ai suoi lati ci sono gli apostoli che sono concatenati a gruppi di tre e la scena è percorsa quasi da un'onda di emozione che si trasmette un po' a tutte le figure, proprio perché Cristo ha appena annunciato che sarà tradito. E nei volti, nei visi degli apostoli possiamo leggere in ognuno in modo diverso una reazione emotiva. Ed è proprio questo che interessa Leonardo, che consigliava ai suoi allievi, ma si legge anche nel trattato della pittura che scrisse, di studiare i moti dell'animo delle persone, quindi di osservare gli uomini mentre discutevano, mentre litigavano, mentre sorridevano, per cogliere le differenze di espressione che apparivano nei loro volti. A questo si uniscono poi gli studi meticolosi, esistono numerosissimi disegni, gli studi preparatori per questo affresco, che rappresenta quindi un po' la summa, il riassunto delle teorie, delle capacità di Leonardo, dell'arte di Leonardo.